Benvenuti a Busch Garden Williamsburg. Mi trovo in Virginia per esplorare un nuovo parco divertimenti in cui non sono mai stato, che è presente in altri posti, ad esempio a Orlando, ed è un parco divertimenti basato sui coaster. Dovrebbero esserci tanti hyper coaster, che sono quei coaster molto lunghi con un sacco di airtime, non inversioni, e che si classificano se sono più alti di 60 metri. Per cui staremo a vedere, è una bella giornata, fa molto caldo, oggi è il 2 luglio, quindi è il weekend del 4 luglio che in America è festa, per cui ora ci dirigiamo al parco e vediamo un po' che com'è. Dovrebbe essere tematizzato sull'Europa, in particolare Italia, Germania e Svizzera se non sbaglio, quindi sono curioso di esplorare questo parco perché dovrebbe avere, oltre a grossi coaster, anche un po' di tematizzazione che lo rende interessante, ma è un grande classico parco americano del nord-est. Questo parco è totalmente cashless, quindi solo pagamenti elettronici. Fun fact, mi dicevano che anche Gardaland sta cercando di diventare cashless, per cui sappiatelo, nei prossimi anni magari lo diventerà. E i parcheggi ti portano poi al parco su questi marchingegni. Qualche minuto sul tram e siamo arrivati all'ingresso del parco. Il logo del parco non è bellissimo, devo dire, potrebbero fare un restyling. Ora recuperiamo i nostri biglietti. Noi abbiamo fatto il pass estivo perché costava meno con lo sconto di Sydney che lavora a Disney e quindi ha degli sconti su tutti i parchi rispetto che l'ingresso per il biglietto normale. Perché sì, c'è anche Sydney, oltre che Kelsey, Carl e un sacco di altre persone. Ciao amici. Recuperiamo i biglietti da qua, che abbiamo fatto già online. Consiglio di farli online perché costano un po' meno. Anche il parcheggio. Ecco i biglietti, questa è la novità di quest'anno, Dark Coaster, che è un indoor coaster. Sono molto curioso, vediamo dopo come sarà. Controlli di sicurezza se avete zaini. C'è anche l'app dove trovate la mappa e tutto quanto. Si può fumare solo in specifiche aree, bene. Ed eccoci entrati. Ha le vibes di Europa Park, devo dire. Anche il capannone è bello coperto, cioè iniziamo bene. Questa è la zona inglese e devo dire che rende, c'è anche il pavimento tematizzato, bello, cioè non me l'aspettavo, non si vedono altre aree, c'è del verde, negozi tematizzati, oh i cappelli, fatemeli vedere che sono, magari ce n'è uno bello. Le pin, dovrei prenderne una per la mia collezione, magari prima di uscire stasera, così mi guardo un po' tutti gli store. Sesame Street, c'è un'attrazione, ah questo è il logo di Busch Garden. Non ce n'è nessuno che mi... Ah, questo è carino. Una piazza centrale. Ma che bello, con un po' di negozi, ristoranti, funnel cakes. Sono molto americane, poco inglesi, ma vabbè, ok. Vediamo i dolci. Oh, sembra roba che ti uccide. È tutto zucchero. Oh, questi sì, fragole o banana. Oh, no, questi sono marshmallow. Questi sono fragole. Belle le fragole in smoking. Ciambelle. Ok, they're beautiful though. They're beautiful. Ok, proseguiamo in questa direzione. Vediamo dove arriviamo. Ah, vi dico, così all'ingresso le atmosfere mi piacciono molto. C'è un sacco di verde. Quello mi ricorda Gardaland. La funivia. Peccato che l'abbiamo tolta a Gardaland. È abbastanza grosso come parco, quindi... Il motivo per cui c'è la funivia secondo me è quello. Ora, non so quale sarà la prima attrazione dove stiamo andando. Magari dalla novità? L'indoor? Vediamo. Quindi direzione Dark Coaster. Hanno anche degli animali all'interno del parco. Qua c'è una gabbia. E poi dovrebbero esserci degli showing proprio con gli animali in altri punti, ma non so esattamente dove. Quest'area è un'area intermedia, che Scotland. Scozzese. Ah, i cavalli! Ora, sapete che non sono un grande fan degli animali nei parchi perché non sai mai come li trattano, non... Quindi, però, qua è così. E quindi, prendiamo quello che c'è. Vedo già un B&M. Ma che bestia. Guardate che spettacolo. Come si staglia all'orizzonte. Meraviglia. Ah, è un dive coaster. Che spettacolo. È gigantesco. Dite che è più alto di Oblivion? Però è più interessante di Oblivion perché ha altre discese. Ah, un secondo dive. Ma che spettacolo così. Cominciamo con il mostro di Loch Ness. E che è prima, ci sono 10 minuti per cui. Ok, questo ha una particolarità perché è stato uno dei primi loop coaster con il doppio loop che si intreccia l'uno sull'altro. Deve essere interessante. Sure. What's up? Questo è la stazione di Loch Ness Monster. È un po' nello stile di Shaman, devo dire. La base è la stessa. Quindi Loch Ness Monster, devo dire, un bel coaster. Doppio loop che si intreccia l'uno con l'altro. Bella lunga, una parte indoor. Al buio non succede nulla di che è là dentro. Però nell'insieme è un bel coaster completo. Un pochino rigido in alcuni punti. Dopo i loop danno leggere botte, ma nulla di esagerato, cioè assolutamente super fattibile e gestibile. Per cui devo dire che mi è piaciuta molto, super 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 approvata. Poi gira anche nella foresta, nel bosco, bello, mi è piaciuto questo elemento naturale inserito nell'attrazione, per cui
Fico, molto molto figo. Bravi. Ed ecco il loop intrecciato, veramente affascinante. Tra l'altro è uno dei primi coaster con questo loop. Ma è un dinosauro, non è una tartaruga quel coso. E stiamo arrivando dopo i dinosauri nella zona svizzera, credo. Oh, tra l'altro un'attrazione a tema dinosauri. Ah no, dragons. Ah, è un playground per bambini, ben tematizzato però. Laggiù c'è la B&M che svetta. Qua un carosello. Molto carina. Ok, noi continuiamo perché la nostra direzione... Eccoci a Dark Coaster, che spettacolo. 105 minuti, però è assolutamente da fare. Quindi mettiamoci in coda. E siamo all'interno di Dark Coaster. Beh, anche la colla comunque sembra ben fatta. Fico. Soffitto tematizzato, molto bene. Quadri che si muovono. Questa è la stazione di carico e vi racconto all'uscita. Dark Coaster, 105 minuti di attesa, non li vale assolutamente. Immaginatevi la mummia a Orlando, o meglio a Hollywood, nel senso che la base è quella, quindi parte da lì, con gli schermi che si accendono, dark, tutto buio all'interno. Potrebbe essere un pochino meno luminoso, schermi, e avere più effetti sonori. Ci sono i lampi ogni tanto, ma non c'è il suono del tuono, comunque non è abbastanza forte da sentirlo, e quindi perde un po' questa cosa qua. Ma devo dire che a parte questo mi è piaciuta molto. È bella fluida, si vede che è super nuova, è appena fatta. Mi è piaciuta. 105 minuti sono tanti. Vi dico, se ci sono 105 magari aspettate più avanti nella giornata, la sera. Se c'è un po' meno ci sta, così tanto è esagerato. Comunque il capannone, come vedete, non è grossissimo. Potevano tematizzarlo, mettere degli alberi, spero lo faranno, perché è un peccato. Cioè, tematizza tutta quest'area, fai un mega castello ed è una gran figata. Magari ci fai anche un piccolo show là sopra o qualcosina, con 3D mapping, proiezioni, perché lasciarlo così è veramente uno schifo. Però appunto mi è piaciuta, semplicemente rapportata al tempo di attesa e quello che ti dà. Ecco, avete capito il concetto. Hanno anche le patch. Ah, tra l'altro è del gruppo SeaWorld questo parco, non ve l'ho detto prima. Vorrei cominciare la mia collezione di patch. Questa si muove. Quanto costano? 9. Ora stiamo andando da Verbolten, non so esattamente come si pronunci, nell'area sempre tedesca, provare questo coaster. C'è una Porsche. Oh! E c'è bella la macchina. Credo che il tema sia legato a un giro con le auto nella foresta nera tedesca. Non so esattamente. Automobile? Penso di sì. Quindi qualcosa del genere. Infatti il treno è tematizzato con queste auto a cui ti siedi all'interno. Però è un coaster normale. Bello, molto bello. Mi ricorda un po' Expedition Everest come tematizzazione interna di questa coda. In alcuni piccoli punti, ovviamente. Ah, credo sia lanciato. Ok, sì, ha senso. Poi sembra quello che c'era in Inghilterra. Oh, wow. Però c'è qualcosa di legato alla foresta, perché probabilmente girerà nella foresta. Bello però. Ed è lanciato. Ok, sembra promettere bene. Vediamo. Verbolten appena fatta. Devo dire che mi è piaciuta molto, nel senso che è un giro nella foresta nera con due lanci e un po' di sorpresine all'interno interessanti, tra cui, ve la spoiler, ma sì, un drop del tracciato, un po' come quello di Cinecittà. Indoor, ben curata, bella, mi è piaciuta molto, anche bella fluida, a parte un piccolo momento verso l'accelerazione finale, prima dell'ultimo lancio, però veramente molto bella. Ah. Ci voleva. Oh, che schifo, puzza quest'acqua tantissimo. Questo è il ponte che collega verso l'Italia, il ponte italiano, che però è in ristrutturazione. Ma ci andremo dopo perché non è questa la direzione in cui dobbiamo andare. Ora facciamo Alpengeist, un inverted B&M coaster. Sono curioso perché è il primo B&M di questo parco che faccio oggi e io amo la follia B&M, come sapete. Sedili. Usano tantissimo l'ombra naturale degli alberi, che è molto più fresca di una copertura tettoie e basta, che è una roba super furba. Bravi. Questa cosa Gardaland una volta la faceva. Ormai hanno eliminato un sacco di verde, quindi sarebbe bello ripopolassero un po' di più il parco. Faccio sempre esempi su Gardaland ogni volta, sono ossessionato. Vediamo, questa è la stazione di carico, ben tematizzata, fresca. Vediamo come sarà. Appena usciti da Alpengeist, senz'altro la migliore di oggi. Un ottimo B&M, ben equilibrato, intenso ma nel modo giusto. Non l'ho mai trovato troppo. È super equilibrato, con un sacco di improvvisi giri che non ti aspetti, momenti veramente belli. Quindi super super approvato, non me l'aspettavo così bello. Davvero davvero un ottimo B&M. Bello lungo, giusta intensità per me, ma bello intenso.
però soprattutto super ben equilibrato come B&M sa fare, ovviamente. Veramente sono super soddisfatto. E non c'erano 30 minuti, ma zero, siamo praticamente saliti e basta. Un po' di informazioni, 3.7G è un inverted del 97, assomiglia molto a Mirabilandia, a Catun in alcuni elementi, quindi me lo ricorda un po'. In giro per il parco l'acqua è gratis, vi basta andare dove ci sono i negozi e chiedergli e poi potete prendervela da soli alle macchinette. Che voglio dire è ottimo, questa è una bellissima cosa dell'America, che l'acqua è sempre gratis o comunque in buona parte, perché le bottigliette qua costano 5, però i bicchieri gratis. Siamo finiti in Canada, pensavo fosse solo Europa e evidentemente no. Interessante. Stiamo andando verso il Log Flume perché fa un caldo infernale, vogliamo rinfrescarci. Ah, questo è il Wooden Coaster. Sequoia Adventure Vibe questo Log Flume. Che in effetti un'attrazione così ha molto più senso che sia in Sequoia Adventure Vibe piuttosto che uno Screaming Squirrel. Cioè, sono letteralmente dei tronchi, quindi meglio di così. Careful! Allora, devo dire che non era un granché questo Log Flume. Non ti bagni troppo, quindi non è così rinfrescante. Ma soprattutto, non è che succeda granché. Un pochino di tematizzazione. Però ci sono tutti gli assistenti ad ogni discesa che ti impediscono di filmare. Quindi non sono riuscito a fare troppi video sul Log Flume. Invader Wooden Coaster. Bella l'entrata. Un po' l'Europa Park. Ok, sono curioso. Amo le Wooden, come sapete. Vediamo se sarà bella, ben fatta o troppo rigida. Ora lo scopriremo. Oh, this attraction is closed. Ne mancano 5, ma dovremmo farcela. Il parco è aperto fino alle 10 di sera, quindi abbiamo tempo. E siamo arrivati in Italia. Comincia subito con un ristorante gelato. E poi qua c'è tutta una specie di ristorante. Ah, è in stile mercato italiano. Che ridere, carino però. Canzoni a casa italiane. Interessante lui. Questo purtroppo è chiuso. Peccato perché l'avrei fatto volentieri in particolare. È l'evoluzione degli Screaming Squirrel fondamentalmente. Ah, qua c'è un giardino. Meraviglia. The Little Balloon. Con un paio di flat ride. Non so se sono in stile Leonardo da Vinci, ma belli belli anche sti giardini. Ah, qua c'è una classica flat ride della barca. Comunque di verde, ripeto, ce n'è. Si chiama Busch Garden, quindi ovviamente ha senso. Però apprezzatissimo. Ah, questo vola sopra la gente praticamente. Fico. Qua zona Luna Park, sempre tema Italia. Tempesto, chiusa. Peccato. Peccato. Questo è uno degli show nella zona italiana. C'è anche Roman River Rapids, sembra essere bello, non so quanto ci si bagni, vediamo se farlo, sempre nella zona Italia, qua c'è un bel B&M che a breve faremo, ma lui è un multi-launch coaster un po' tipo Hagrid, che sono curioso di provare. Pantheon, aperto nel 2022, con anche una parte in cui va all'indietro. Vediamo, sembra essere molto bella. C'è anche un treno che fa il giro del parco, bello! Il multicoaster launch più alto al mondo. Ok. La colonna sonora c'è. Tematizzazione meh. Oh. Ok. Appena usciti da Pantheon. Sicuramente la migliore finora, davvero molto bella. Come layout l'ho preferita rispetto a Hagrid o Velocicoaster. Come layout in generale. Velocicoaster mi piace di più in generale come ride. Cioè questa parte qua è bellissima. Non ha tutta la tematizzazione delle altre, quindi quello ci perde. Però come coaster in sé, veramente uno spettacolo. Ha un sacco di outer banks, si chiamano. Scusate, non sono nerd dei coaster, ma questi tipi di banking qua esterni, con la forza G che va all'esterno anziché all'interno. Quindi molto interessante, finora il mio preferito. Lo rifaremo dopo al buio. Ora andiamo a fare Apollo Chariot. Sembra interessante. Il tema non è il massimo, però vediamo. B&M Coaster aperto nel 1999. Vediamo. Apollo's Chariot, veramente bello. Nel senso che è un ottimo B&M. Super fluido. Credo che i B&M del 99, intorno a quell'era, siano tra i più equilibrati di tutti. Cioè, sono veramente tutti ben curati. Mi piacciono sempre molto. Quelli più nuovi mi piacciono, ma sono anche un po' più intensi. Non so. Quelli vecchi sono incredibilmente ben calibrati. Noto questa cosa. Comunque no, incredibile coaster. Sono tutte veramente belle. Oh, sto diventando un coaster enthusiast. Figo, i parchi americani hanno dei coaster super ben equilibrati. Non tematizzati bene come i nostri parchi, ma gran figata. Ora ci manca Griffon.
Tra quelli grossi, poi rifaremo qualcos'altro. Ah, e poi c'è il Wooden Coaster che dobbiamo ancora fare. Prima era chiuso. Ora andiamo verso Griffon, nella zona francese, ma passando da questo lato e andando alla Skyway, che è la funivia che passa attraverso sopra il parco. C'è anche il treno, ma bellissimi questi alberi. Ma il treno è un po' più classico, invece la Skyway è un po' più rara, quindi facciamo quella. C'è anche la giusta quantità di gente oggi, non è troppo poca da essere triste, ma non è neanche troppa da farti fare 100.000 ore di code. Stanno operando il parco molto bene in realtà. Sono velocissimi, hanno un sacco di treni che vanno, quindi ci sembra un pochino di coda, ma proprio pochissima, cioè quel giusto momento in cui ti carichi bene per l'attrazione, perché poi se c'è poca coda serve a quello, no? La guardi e pensi e ti gasi e poi ci vai sopra. Qua c'è Escape from Pompeii, fuga da Pompei, tipo fuga da Atlantide ma con Pompei. Non so se lo faremo, però non sembra male. Cioè la tematizzazione del capannone è bella, peccato che si veda un pochino il tetto, cioè voglio dire fammela un pelo più alta, però bella. Forest of Fun di Sesame Street, nei Muppet. Ok, ecco qua la Skyway. Il castello di Elmo con zona parco acquatico. Sidney va nella parte professionale. Ciao. Beh, ma lui lavora nei parchi divertimento, quindi... 4 persone per vagone, sembra un po' quella che c'era a Gardaland. Niente, hanno cambiato idea perché faceva troppo caldo, e in effetti è vero, faceva troppo caldo là dentro. Anche se un giro me lo sarei fatto perché è bello. Ora stiamo andando nel mondo di Elmo perché ci si può lavare. Cacchi, se credo sia per bambini, ma mi sembrano molto intenzionati ad andare dentro. Americani. Scottish Highland Carol. Che poverine, che ci fanno qua sto caldo? E questo è il treno. Eccoci che torniamo in Irlanda. Urca, qual è questa? Bella grossa. Interessante di sicuro. Là c'è la Skyway che procede e quello è il nostro obiettivo. B&M Dive Coaster. È una gigantesca altalena. Qua c'è il pub irlandese. Bella quest'area irlandese tra l'altro. Entriamo un po' al fresco, fa caldo fuori. Oh, it looks like England or Ireland. Bello il pub irlandese, ben tematizzato, rende. Mi sento un po' in Inghilterra. Castello Sullivan, Castle Sullivan. Bello, bello, Abbeyston Theatre. Davvero bella quest'area. Abigail. Sono il simbolo dell'America. Bellissime. Davvero belle. Non un gran spazio, poverine, ma molto belle. Ah, e qua sotto cosa c'è? Il lupo grigio, the grey wolf. Sarà il più al fresco possibile, immagino. Ah, bello però questa parte. Hanno tutta la parte anche qua di foresta. Sei così bello. Ah, è chiuso lì sotto, ok. Peccato perché la parte di foresta per loro sarebbe stata ottima. Invece hanno solo questo. Ma saranno all'interno o a rilassarsi. Perché sì, questo parco ha tutta anche la zona di esposizione degli animali. È parte di SeaWorld. SeaWorld ha tutta la parte di animali acquatici. Hanno avuto un sacco di problemi negli anni con questa cosa. Perché non li trattavano benissimo. Infatti questa cosa qua non mi fa impazzire di questi parchi. Onestamente. Cioè, o fai un bel parco tipo Parco Zoom a Torino, dove ti prendi cura degli animali, li salvi da condizioni particolari, un bioparco fatto bene, oppure metterli in un parco divertimento come attrazione. Magari stanno benissimo, magari sono salvati da qualche... non lo so, non so quale sia la condizione, non mi sono informato, ma non lo so, non la trovo una gran idea. Ed eccoci in Francia, a parte la musica che non c'entra niente. Vabbè, comunque, avvisi, sì, in Francia. Comunque ci andrebbe una bella musica francese in quest'area. Ah, qua c'è wine tasting, c'era anche nella zona italiana. Caricature. Eccola. E ha una particolarità, oltre a essere dive coaster, oltre ad avere un percorso più lungo, ha anche un momento in cui passa praticamente nell'acqua e ci sono dei getti che sparano subito dopo il treno, che la rendono un'esperienza un po' diversa dalle normali B&M. Se mi vedete low energy, con energia bassa, è perché sono stanco. Siamo svegliati alle 4 stamattina e sono appena volato dall'Italia. Però questo parco è veramente bello. Griffon, probabilmente la mia seconda preferita del parco. Veramente molto bella, super completa, un'ottima dive coaster. Completa al 100%, cioè un sacco di roba veramente fighissima. Oltre al doppio dive, il secondo non è più un dive ma simile. E in più effetti d'acqua, inversioni molto veloci, un bel tracciato. Insomma, nell'insieme è veramente un coaster incredibile. Il tracciato tra l'altro è larghissimo, è il doppio di Oblivion. Perché ovviamente tenendo 10 posti anziché 6 come Oblivion, ha bisogno di un tracciato molto più grosso. Però spettacolo. Proviamo il retro adesso.
rifatta in ultima fila stavolta, meglio la prima fila, e confermo, miglior dive coaster mai fatta in assoluto, davvero incredibile. E visto che siamo in zona, ci manca ancora il wooden coaster che stamattina era chiuso, ora sta andando sembra, per cui questa cosa mi piace tantissimo come tematizzazione esterna. Vediamo come sarà questo wooden. Stazione di carico. Mio Dio, è troppo divertente, soprattutto in amicizia. Ti diverti un sacco con queste attrazioni perché sono super rough, quindi ti sballottano da un lato all'altro, ti distruggono. Bella, bella, però molto poco fluida, molto poco. Pensavo di morire, però è bella, bella. Abbiamo fatto praticamente tutte le attrazioni principali e poi facciamo qualche re-ride di attrazioni perché il parco chiude alle 10, sono le 8 di sera. Una bella giornata, non troppa gente, gestita molto bene, sono soddisfatto. E mi è anche piaciuto molto il parco, ma magari vi faccio vedere un po' in notturna e poi passiamo alle conclusioni. Si sta illuminando il parco perché sta venendo notte. Dovrebbero esserci anche i fuochi d'artificio tra un'oretta. Ora andiamo a farci un po' di volte a Pantheon, il multi-launch coaster più veloce al mondo. E poi questo video continuerà sul canale principale Efrem, quindi se non mi seguite laggiù faccio vlog e racconto la mia vita in America e quello che mi sta succedendo, la musica. Insomma, un sacco di altre cose interessanti, per cui se vi interessa potete iscrivervi anche all'altro canale. Ora andiamo a fare Pantheon in notturna e poi vi faccio vedere ancora un po' del parco di notte, se rende di più. Chissà se illuminano bene i coaster. E ora ci sono i fuochi d'artificio. Oh! Potevano spegnere le luci però. Non so male, però senza musica è un po' triste. E senza spegnere un po' di luci. Improving the experience. Disney music. Devo dire che di notte non è che cambia tantissimo nel parco. I fuochi d'artificio un po' tristi, nel senso che senza musica non rendono tantissimo. Ed è interessante come cosa, perché sono spettacolari, però poi ti abitui a quelli Disney con la musica e dici, oh mio Dio. Fare delle cose spettacolari senza il giusto contesto le rende molto meno spettacolari. Detto questo, c'è stato un incidente prima della chiusura su Pantheon. Un tizio si è dimenticato di togliere il telefono dalla tasca, o ce l'aveva in mano, non si sa. E gli è scivolato dalla tasca, dalla mano, quel che è, e ha colpito un altro ragazzo in faccia, aprendogli mezza faccia. Quando ci sono delle regole di sicurezza, il motivo per cui vi dicono non portate i cellulari sui coaster, e che è effettivamente molto pericoloso, cioè basta niente per fare veramente tanto male a quelle velocità ad altre persone. Il motivo per cui questi coaster a Universal hanno i metal detector, perché metti che te lo dimentichi anche, è un grave problema. E adesso questo tizio, sicuramente conoscendo gli americani, farà causa all'altro, che magari poverino se l'è solo dimenticato in tasca. Può capitare, è umano sbagliare, no? Però in questo caso diventa un grave problema. Poi chiamavano la polizia se non rintracciavano il tizio col telefono, e davano il telefono alla polizia, poi se la spiegavano loro. Però capite, una bella giornata di divertimento può essere rovinata con poco se non si fa attenzione alla sicurezza. Quindi ve lo dico solo perché rispettate le regole che danno i parchi su telefoni, robe, a meno che non abbiate una GoPro attaccata al petto e sia autorizzato dal parco, eccetera, perché in quel caso vuol dire che il parco ha le giuste misure tecniche per garantire che sia effettivamente sicuro. Di solito controllano, quindi comunque sia, al di là di questo, parco veramente bello, mi ha stupito in positivo. Poi con gli amici è divertente, questi parchi da solo sono noiosissimi, però così me lo sono proprio goduto. E anche i diversi coaster davvero molto belli. Ah, e Pantheon è la mia attrazione preferita, per cui sono molto soddisfatto della giornata. Se passate per qualche motivo per di qua, ve lo consiglio, altrimenti avete il mio video. E noi ci rivediamo molto presto con nuove avventure sempre qua da Efrem's Adventures.